Ciao a tutti amici, eccoci qui. Ciao Fabio. Ciao Sere. Eccoci ancora insieme e proprio, insomma, siamo appena usciti appena dalla sala. Esatto. E stasera ci siamo andati a vedere Ready Player One. Ed eccolo qua. Come potete vedere alle nostre spalle il poster bellissimo del film. Steven Spielberg ritorna. Insomma, qua più avanzano con l'età, più fanno film, perché appena uscito The Post. Ma già qua siamo al lavoro. 71 anni suonati, ragazzi, e avercela questa energia. Esatto, soprattutto, caro Spielberg, quanto sei nerd. Mamma mia, ragazzi. No. Penso sia il nerd per eccellenza, esatto. Steven Spielberg, anche perché ha contribuito alla creazione di questi nerd, visto che tutta la cultura pop anni 70, 70-80 è stata creata anche dalla mente di questo uomo. E quindi questo film è un po' una sorta di opera omnia di tutta questa cultura che tanto è tornata di moda. Certo, infatti ultimamente abbiamo assistito ad un ritorno prorompente degli anni 80 nel cinema, nelle serie TV. Esatto. E ormai si respira questo clima e devo dire che nel film troverete tantissimi easter egg. Mamma mia, parliamo ormai con le citazioni del film e soprattutto un cast giovane. Giovanissimo. Steven Spielberg ha scelto di mettere in primo piano e in campo i giovani. E nel cast, come potete vedere alle mie spalle, nella locandina c'è anche Olivia Cooke, che molti la ricorderete per essere stata l'attrice, nonché amica, di Norman Bates in Bates Motel. Ma insomma, il cast non si fa desiderare, neanche nel cast più adulto, giusto? Direi proprio di sì, anche perché troviamo Ben Mendelsohn, che è un po' il cattivo di un po' tutti i film, tra cui anche nell'ultimo Rogue One, l'ultimo Star Wars, è il cattivo. E insomma, il protagonista della pellicola è questo Ty Sheridan, che è un giovanissimo attore lanciatissimo a Hollywood, e questo sarà un altro grande trampolino di lancio. E che dire, insomma, questo film è sbalorditivo a livello visivo, come Spielberg ci ha insegnato in tutta la sua carriera. Rimarrete veramente col fiato sospeso per quasi tutta la pellicola grazie a questi incredibili effetti speciali, che sono veramente una bomba incredibile. Devo dire, proprio un bel live action a tutto andare, con delle musiche che ovviamente anche quelle ci riportano ai film cult. Certo, un po' boulevard nostalgia. Esatto, ecco. Esatto. E tra l'altro nel cast ricordiamo che c'è anche Mark Rylance nella parte poi di Holloway, che è questo creatore di questo videogioco, ma noi non vi spoileriamo niente di più. Quindi, che dire, andatevelo a vedere, perché se vi piacciono gli effetti speciali, visivamente da vedere, le musiche meritano, c'è molta azione, ci si diverte anche, insomma. C'è Steven Spielberg con la regia, meglio di così. Esatto, cosa volete di più? Andatevelo a vedere, Ready Player One al cinema, e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao amici.